Ciao a tutti, siamo qui con le pizze che ha gentilmente offerto il. Ah, sono campione regionale, è vero. E È niente, un po' lui, è lui. moleste però, nel È senso, lui, è un lui, è po' di lui, è lui, è moleste lui, lo è so. lui. Un applauso? Uno, ok. Tanto non mi inquadro. E niente, ho fatto primo posto al regionale di Genova. Si vede che sei stanco. No, per Però niente. sei forte, faccio vedere sta Quello lista, va. sempre, sì, questo. Come Tanto era sempre la solita roba. le unite? Ah, ha giocato il mazzo, quello delle scimmie, quello degli orangutani, tu non fai cose, fa tutto lui. Ossia castri. Non è vero, ogni tanto ho dovuto pensare. Comunque, questo è la base. Questi non tre perché voglio stare a 40. Buono, buono. Questo perché quando apri full engine volevo fare full lock, rischermi il Nibiru, però tanto ormai tutti hanno modo di alzarti a rise di main, quindi. Tanto tu Nibiru non lo prendi, quindi. No, Bravissimo. quindi mi hai sbattuto il cazzo. Poi per le spell, 3 di questo, 3 di questo, 3 di questo, abbastanza Comprate giorno standard. zero, pagate. Dire di Dio, infatti mi sono ripagato il mazzo adesso. Perfetto. Porca troia. Questa mono, basta, non gioco l'altra trappola perché è un palo. Brick, Cioè. brick. Zero brick. Sì, no, ma anche perché quando la vedi l'altra in genere è già sempre vinto, quindi non ne hai bisogno. Party time. Altre spell, Landformen, perché non mi ricordo dove ho messo quelle in italiano. Tre di queste perché sono forti. Consistenza, no? Sì, e questa perché Che spolvera. mi hanno detto di giocarla. Poi è forte perché questa qui la riveli di sesta con di Prosperity contro Labyrinth AG1 e quindi Bravissimo. riscambi il game. Bravissimo. Poi il reparto più bello del mazzo, ossia il reparto Bello, Entrap. una parola grossa. Sì, no, qua in realtà c'è un minimo da spiegare perché in realtà è stata pensata qui la cosa. Strano ma vero. Niente, abbiamo deciso di giocare la versione Entrap semplicemente perché essendo un meta molto vario ci siamo accorti che i board breaker. Oh, tirami una banana, vai, che scusi di banana. I board breaker non funzionavano, cioè comunque erano forti, sì, ma solamente in alcuni matchup, non contro tutti. Mentre le. Oddio. Ah sì, vabbè, dobbiamo decidere di giocare all'entrop perché comunque il meta è molto vario. E niente, board breaker non funziona contro tutti i matchup, quindi abbiamo deciso di giocare l'entrap e Sì, ma basta. quali entrap? Boh, questa perché è tipo la più forte che c'è in assoluto. Cioè, contro il mirror match fa schifo, in tutti gli altri matchup è troppo forte, quindi va giocata a prescindere. Infatti, in effetti, come mi Tanto i aspettavo. giocatori forti mica la pescano in mirror match. No, infatti non l'ho pescato il mirror match. In realtà Bravo. l'ho pescata pochissimo oggi, cioè solo 2 volte. Povero. Però è stato forte. Comunque, in realtà Shifter. L'idea appunto era proprio quella, non ci aspettavamo di beccarci tanti mirror match, in effetti me ne sono beccato solamente uno in 7 turni, quindi. Poi questa, perché ti fanno Book of Eclipse, boh, generica ed è forte. Brand Fusion. Bravo, esatto. Oggi ho beccato due Despes, se ne sono beccati entrambi. Questa perché non possiamo giocare Veiler, perché se facciamo Rise passo, questa qui non c'è, cioè, Veiler non si può tirare, questa sì. E poi comunque a livello 3 sinergizza bene perché giocando tanti turni a livello 3 ti permettono, cioè comunque un barone molto più facile, quindi la combo quasi sempre protetta. Barone Brum Brum. Sì. Poi una belle. In realtà io ne giocavo 3, cioè scusami, 2, però poi mi hanno convinto ieri a giocarne una e quindi mi sono fidato. 3 perma perché è troppo forte. Comunque ragazzi, vorrei farvi notare lo schifo di queste carte che sta giocando. Una Che common, vuoi? due Questo ultra, è più una bello. gold, una super. Non so Aspetta, nemmeno c'è sta. se sia uscita in questa rarità, però Ci vabbè. stanno pure i Book of Moon. Uno è super e Guarda lì, queste guarda cose lì, guarda lì. rare. Costano un centesimo a carta, ma il nostro campione L'importante è non. vincere, no? Non avere le Bravo, carte rarizzate. Cioè, le carte bravo, bravo, bravo. rarizzate. Quindi È l'ultima carta è forte. il 3x di Book of Eclipse. Sì. Come mai hai scelto Book of Eclipse? Perché giocando gli shifter volevo una carta che fosse auto win in mirror match e quindi Book of Eclipse. Semplicemente questo andava a compensare questi shifter per i mirror Ci può match. sembrare una buona idea. Passiamo Sì, è sempre una buona idea, l'ho fatta io comunque. all'extra deck. Che ne dici? Ma L'extra, l'extra. prima un piccolo intrattenimento. Pa, 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 pa. No, andiamo all'extra. Non Ah, boh, sì, Eccolo lì. Vabbè, 3 Arise. Uno
praticamente Rise abbiamo detto di giocarlo a 3, mi sono fidato, anche perché in effetti in testing aveva senso sta roba. Ossia che se tu in mirror match fai Ash su Unicorn o comunque su Teosi, se c'è Unicorn tendono a toglierti una Rise, poi magari il rischio c'è il rischio del secondo Rise se ti salti di Diabolos, e quindi volevo un terzo Rise, quindi per questo motivo 3 Rise. Perfetto. Poi due di questi, perché se ne giocano due. Due di questi, perché erano mismatch rarity. E poi vabbè, tendono sempre a bannare, cioè se te ne vedono uno te lo bannano, il secondo lo vuoi sempre, in caso se vai primo lo banni uno sempre di Prosperity. E poi per le mono abbiamo Dragosack, perché non avevo l'arme Dragon, e poi comunque alza Skill Drain. Molto forte contro No, no, oggi l'ho evocato una volta, infatti, cioè comunque può alzare Skill Drain contro Labyrinth, quindi non è... in realtà è stato anche abbastanza buono quella volta l'ho evocato. Questo qui per la combo mono. Questo qui mono. Allora, inizialmente non giocavo due di questi. Il problema è che ho voluto mettere un'altra carta di extra, e quindi l'unica cosa cattabile era un big guy, e quindi ho deciso di giocare mono e mono. Non c'era più spazio. No, esatto. Un po' rischioso, però in realtà ha pagato questa scelta. Doner Kebab, che mi ero dimenticato di metterlo nella lista, poi l'ho aggiunto all'ultimo. E questo qui serve se ti lockano altro, semplicemente per quello, quindi va giocato. Poi questo che nessuno gioca, ma oggi non so quante partite mi abbia salvato il culo, perché mi sono beccato i primi 4 round solo mazzi che facevano Dragoon Turbo. Tu mettevo sto coso sotto a Rise e quindi non me lo alzavano. E poi ne finisci lingue, quindi sì, quindi va giocato per forza, sinergizza. ovvio. Comunque, in realtà, secondo me tra i target da attaccare è probabilmente uno dei più forti, perché para Rise, c'è un modo in più per parare a Rise, quindi secondo me va assolutamente giocato. Poi l'altra scelta per cui ho cattato Big è stata lei, che anche lei è stata fortissima, perché in generale contro tutti i vari control, comunque tendi sempre ad attaccarti subito lei, in modo tale che se hanno un modo di togliere a Ryze, comunque test triggera e ti permette comunque anche di spaccare uno gratis. Mi è capitato anche onestamente di farla, tipo anche fare sopra Zeus, quindi poi Zeus staccava in TS, non cambiava un cazzo in realtà, però vabbè. Infatti, che cazzo Sono è? troppo stanco. Poi questo perché è fortissimo l'effetto di rimescolare da Grave. No, vabbè, giocavo in gamma, quindi se per caso lo pescavo di sesto, cioè Giocate gamma? Sono loro? Sono loro? sai Uller Panzer gamma? Esatto. Ma li Fortissimo. vedremo dopo. Minchia. Hanno fatto il suo. Comunque, nell'eventualità volevo avere un modo per liberarmi da zona mostri, quindi mono andava giocato. E poi mono di questo perché è stato fortissimo oggi. Perché Barone? Cioè, boh, ci sono stati periodi in cui non ho mai evocato Barone, poi oggi così, Barone sempre dentro. Mi sembra giusto. Ma Mi perché sembra la comunque sai. con la versione entrap hai modo spesso per pararti la combo, quindi giocando se comunque tanti tuner hai modo di arrivare a Barone più facilmente. Quindi arrivando a Barone hai poi la combo protetta e quindi Non puoi abbiamo farti il capito, ma chi? cazzo. Chi? No, ma chi te l'ha chiesto? Vai, andiamo alla side, su. Tre di questi e Adesso questo ce lo spieghi, questo. però questo te l'abbiamo chiesto, vogliamo sapere perché. Ma questo mi sono fidato di Bonnie. Ha detto gioca a gamma e forte, va bene. No, in realtà cioè, è Dove stato lo veramente tiri? fortissimo. Spiegaci dove lo tiri. Tutti i matchup. Cioè, non c'è un singolo matchup in cui questa cosa non entra. Cioè, letteralmente è stato fortissimo oggi. Ah, nessuno ci giocava attorno perché nessuno se l'aspettava. E sto cosa scamma le partite, perché giocando comunque un lineup così grande di entrap, lui comunque insieme a un'altra entrap, magari ad alto, a meno impatto minore, mi permetteva comunque di far passare anche tranquillamente l'opponente. Poi oggi in finale mi ha salvato il culo da Ibly, perché Oppo va per era mirror match, va di combo Ibly, non giocando Linguibo. Sto coso ha negato Ibly e quindi poi sono riuscito a ribaltare. Niente, è stato fortissimo, consigliato. Tu, cazzito, non l'hai giocato, Io infatti non l'ho ti sei giocato, perso. però vorrei sapere un'altra cosa, visto che Vai. non l'ho giocato. Mi dici gli spot esatti in cui utilizzeresti questa carta contro i mazzi più forti del meta? Quando attivano effetti di mostri. No, 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 vogliamo sapere contro Nimue. Contro Mathmatch te lo dico. Vabbè, contro Mathmatch lo puoi tirare tranquillamente su Circular, quelle robe lì. Cioè, poi dipende dalla situazione, dipende se ho solo Contro Despia, Derek. dove lo tiri? Bravo. Adesso devi tirarlo per forza su Aluber. Perché poi metti caso già Brand, cioè se hai già Brand Fusion ti ha da Lost e ce l'hai nel E culo. Mirror?
Mirror dipende, cioè a volte è forte, tipo mi è capitato di farlo anche su Unicorn così, in testing non a reggio, quindi è stato forte. Perfetto. Vabbè, contro labirinto invece non lo tiri, però vabbè, No, non contro labirinto manco lo scherzo. Siddi, onesto, manco lo Siddi. Poi, Sceglietelo, ragazzi, io non l'ho giocato, me ne sono pentito. Andiamo avanti. questo, perché uno era secret e uno era common. In realtà ho troppa paura di tutti sti cazzo di Engine Runic che stanno girando e che hanno rotto i coglioni. E di conseguenza questa qui è l'auto più forte. Cioè perché togli diretto Fontana, te la togli dai coglioni, infatti oggi era pieno di runic e mo so beccato uno. Poi comunque è forte anche contro Labyrinth perché tu perdi di base solo dallo skill drain che viene settato, cioè che ti viene flippato e quindi sta cosa toglie skill drain. Poi Giusto. altre spell trap removal, due di queste. Allora, inizialmente queste qui erano delle Ivelli. Però il problema di Ivelli che non ti risolve in questi casi, ti lasciano magari tipo contro Labyrinth, Skill Drain o altro, e quindi non ti risolve il problema. E di conseguenza ho optato, cioè abbiamo optato per giocare Storm perché mi permetteva comunque anche di coprire di conseguenza, cioè oh, se avevano, come cazzo si chiama, il Lord che para, quella roba lì, te la mettevano al culo lo stesso, però in tutti gli altri casi sta carta Va vinceva. bene, va bene, Poi va due di bene. questi, Carta forte. sì, boh, ti toglie dalla lock La di Ivli, poi lock. comunque è un board breaker, quindi ti copre tutti quei matchup e perdono board breaker come Sprite, Swordsoul. Swordsoul, esatto, e quindi buono, oggi li ho sfidati. Anche i mirror match sono molto forti questi qua, Tranne se sei comunque, forte, giochi con l'IA. esatto, tranne se sono forte lo pesco, però non ho bisogno di tirarlo perché ho pescato triple entra. Mi piace. Poi, infine, carte per andare primo, ossia due barrier, due di questi e questo. Quindi, bene o male, era come giocare 3-3. Perfetto. Questo perché Eradicator è letteralmente auto-win, quindi, cioè, non che mi faccia impazzire come carta, però onestamente andava giocata perché è letteralmente un FTK. Se tu apri di questa è letteralmente fatto FTK, quindi Se non aveva senso non giocarlo. cambieresti qualcosa nella lista, nel main, nell'extra, nella side. Ma sai che onesto no, cioè per una volta mi è piaciuto tutto. Mamma mia, che Ti umiltà, giuro. Emerson, che No, 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 umiltà. cioè è veramente, ha girato veramente strabene la lista. Senti, cosa hai vinto? Cosa ci hai portato a casa? Questi. E poi ci sono due box di OTS che però mi sono dimenticato in E anche macchina, quindi un pezzo di focaccia che ho rigorosamente comprato buono. io, ma... E ringraziamenti, che sta venendo troppo lungo. Allora, ringrazio i ragazzi di Pavia, che mi hanno prestato le figurelle, tipo questo perché non l'ho comprato. E una Ryze, che dove cazzo è? Questo, che me l'hanno prestati. Tutti gli altri ragazzi, poi io comunque ho fatto il viaggio, mi hanno tenuto sveglio perché stavo con 2 ore di sonno. In generale comunque mi hanno supportato in tutto, Sopportato direi. supportato perché ero troppo forte. Poi i ragazzi con cui ho testato, quindi questo cazzone qui davanti, Grazie ragazzi. Bogni con cui ho testato tantissimo, mi ha aiutato tantissimo con la lista. Tarsi, anche se lui non mi saluta perché è una persona di merda. Niente, comunque loro con cui ho testato, anche tutti i ragazzi tipo, vabbè, diabete grasso, bla bla bla, tutti quelli del gruppo dove sono stato buttato, quindi. Comunque simpaticissimi, bravi. Va bene il nostro campione, Ho vinto. siamo contenti. Ho vinto. Sì. Questo video può finire con questa frase. Ciao. Ciao e alla prossima.